Tutti ce l'abbiamo fatta! Ecco qua il nostro risultato, ma non è questo! E non si vede niente così, Sofì! Vediamo! Oh! Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì Papi l'unicorno! E oggi che facciamo di bello oggi, Sofì? Oggi apriremo il Pixel Art 4! Un nuovo unboxing grazie a Quercetti del nuovo Pixel Art 4 Design Kawaii! Come vedete sono molto carini, c'è l'unicorno, poi c'è il panda, poi c'è l'axotil e il corgi. Sono quattro bellissimi animali che potrete fare con i chiodini da mettere nella vostra casa. È bellissimo, amici, hanno delle forme innovative, arrotondate con questi colori sgargianti. Poi ci sono questi personaggi particolari, Sofia. L'axotil è una salamandra marina, poi c'è il corgi che è una razza di cane, poi abbiamo il panda e tu ovviamente hai scelto l'unicorno. Ovviamente ci sta benissimo nella cameretta tua. Vicino alle foto dove c'è Sofì Papi. Prima di andare avanti vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video e mettere like. Quindi se non avete mai visto come funziona un pixel art, adesso faremo l'unboxing e vi faremo vedere come funziona. Sì. Allora Sofia, non perdiamo tempo e... A few moments later. Ed eccoci qua. Ci sono tantissimi codini. Pensate, tre di quelli blu, di viola 2, di neri 2, rosa, verde, quelli bianchi, bianco per la nuvola. Ma non temete, con questi chiodini potete finire ovviamente il vostro design kawaii, che sarebbe, guarda Sofì, questo foglio da ritagliare. Sì. Già si vede che è un bellissimo unicorno e va applicato sulla base. Questo è il nuovo pennino, come vedete c'ha tanta punta che tu premi sul foglio e fa la puntina, così non dovrai spingere quando metterai il chiodino. Esatto. Ovviamente il foglio dove va, Sofia? Sulle basi, come vedete. Sì. Sono quattro, infatti Pixel Art si chiama Pixel Art 4. Sì. Ogni base avrà una parte di foglio di unicorno che andremo a ritagliare e ad applicare sopra e poi sulla base. La cosa bella è che questo Pixel Art potete fare con gli amici quando vi volete rilassare oppure insieme. Noi ovviamente, Sofia, faremo un bel montaggio e lo faremo tutta una volta perché ve lo facciamo vedere completato, quindi sarà una challenge incredibile perché metteremo ben 4800 chiodini. Ok amici, adesso lo applichiamo sulla tavoletta. Prendiamo la tavoletta, si mette in questo modo e poi come vedete ci sono dei più. Voi cosa dovete fare? Prendete le bustine che vi sono chieste, vedete qua c'è il più giallo, apriamo la bustina gialla e andiamo a fissare, giusto Sofì? Sì. Ecco qua il pennino, buchiamo, perfetto. Okay. E ora prendiamo il chiodino. Via col giallo. Io faccio tutti quelli qua dei lati in modo che si fissa. Qui servono tre azzurri, 1, 2 e 3. Buchiamo col pennino, 1, 2 e 3. Primo. Guardate, ora è fermo, è ben fissato. Perfetto, quindi adesso possiamo completarlo. La cosa bella è che possiamo dividerlo per ogni persona. Quindi tu puoi fare questo, io farò un altro, giusto Sofì? Sì. E poi vanno tutti e quattro innestati all'interno della cornice. E poi dentro la cornice questa qua decorativa, bellissima per essere appesa, Sofì. Sì, amici, vi svelo anche il trucco. Quando voi passate c'è tutta una fila di blu, tipo così. Sì. Fate tutti i chiodini, 1, 2, 3, e dopo mettete i chiodini. Quindi tu praticamente buchi prima tutta la fila, giusto sì. Sofì? È un'ottima idea, così risparmi tempo. Sì, molto tempo risparmio. Perfetto. Per anche i chiodini ne ho presi un bel po' nella mano. E finito! È completata la prima fila e l'abbiamo fatta in un batter d'occhio. Papi, ma adesso mi devi aiutare perché dobbiamo completarlo insieme, perché sennò ci mettiamo non un batter d'occhio, un tempo come infatti, per arrivare. Infatti Sofia, devo proprio darti una mano perché sono tantissimi chiodini da completare, ma ci riusciremo. Sì. E faremo vedere a tutto il team il risultato finale del kawaii. 20 minutes later. 3 hours later. Later that night.
24 hours later. Amici, ce l'abbiamo fatta! Ecco qua il nostro risultato, ma non è questo. E non si vede niente così, Sofì! Giriamo, oh, il tamburi! E voilà! Bellissimo, il nostro unicorno kawaii! Ma manca la ciliegina sulla torta! Infatti, c'è il simbolo della quercetti che dobbiamo attaccare. Quindi prendiamola con la stick. Allora facciamo la ciliegina sulla torta. Mettiamo un po' di colla. Ed ecco qua! Si è attaccato tutto per bene. Guardatelo ora. C'è pure il simbolo quercetti. E con questo abbiamo completato la nostra 24 ore challenge. Ci siamo impegnati, vero Sofì? Ma ci siamo riusciti. Il risultato è veramente fantastico. Allora, dove andrà adesso questo unicorno, Sofì? Non lo so. Possiamo appenderlo magari? Lo metterei qua. Io vediamo, sono bassa. Facciamo una prova. Qua, che dici? Sì, solo che non ci abbiamo i chiodi, quindi ora noi andiamo a recuperare i chiodi. Mettiamo una bella piastra. Ma ora sai, papi, ci sto pure riflettendo perché potremmo metterlo sopra là nel frattempo. Vicino ad Anna e Olaf. Sì, è proprio bello, gli fa compagnia. Per adesso lo lasciamo là, guarda quanto è bello, in alto. Sì, e con l'unicorno kawaii di Quercetti è il momento dei saluti. Vai! E quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video, mettete like e iscriveteci sui nostri social, ovvero Instagram e TikTok. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao.